L'osteria che prima veniva nella cantina del vecchio paese, dove adesso purtroppo è terremotata, tra un po' di anni tornerà su. È rinata qui in questo splendore con un tramonto nei Sibillini, dove qui si versa vino e musica fino all'alba. È un posto bellissimo e la sera si riempie di persone. Che hanno voglia di fare feste bellissime, che hanno voglia di stare tutti insieme. E ogni anno ritroviamo gli amici che tornano. Ah, facciamo un po' musica vintage, anni 70, 80, 60, ecco, per tutte le età, ecco. Quindi mi raccomando, se quest'anno avete perso l'opportunità di venire, mi raccomando l'anno prossimo, 16, 17, 18 agosto, più o meno la data è sempre la stessa, venite a trovarci e vedrete poi le immagini di questa notte che sicuramente sarà indimenticabile. Questa è la porta d'ingresso appunto ad Antichi Sapori, la porta che sta sulla strada che viene da Ascoli. Come vedete alle spalle c'è il villino Verrucci e niente, questa sera c'è un bel pianone. Quindi mi auguro che tutto possa andare per il meglio, come sempre andato, che la pioggia non arrivi. E comunque, vi ripeto, abbiamo delle tipicità forcesi, ma direi dell'entroterra piceno, che va dai zambitti, che va dalla polenta, a tutti quei prodotti tipici del nostro territorio. E sono molto apprezzati, tant'è vero che molte persone vengono esclusivamente per mangiare, nonostante ci sono artisti di strada, ci sono cantanti, musicisti, però la gran parte delle persone viene appunto per il cibo. Forci quest'anno, da quest'anno è diventata città del tartufo e come tutti gli anni facciamo una serata, una cena evento appunto dedicata al tartufo con circa 280 ospiti e poi abbiamo la sagra del tartufo e ovviamente è il nostro prodotto tipico e caratteristico. E abbiamo il Museo del Rame, abbiamo i Musei Sistini dove ci sono opere appunto della Chiesa e in più abbiamo un presepe artistico straordinario di circa 150 metri quadrati, sempre visitabile con personaggi in movimento, musiche, un presepe fatto da tre artigiani locali veramente straordinario. Io dico sempre sono molto orgogliosa di essere forcese, ma non soltanto per patriottismo, perché sono nata in questo borgo, ma perché comunque dopo tanti viaggi che ho fatto mi sono resa conto che le persone qui sono realmente autentiche e l'autenticità è rarissima da trovare oggi come oggi. E la cosa più bella che sono riuscita a rivivere in questo paese è proprio l'unione. Il concetto è proprio l'unione fa la forza. E forse è così, poi forse significa forza in inglese, no? In inglese force. E noi siamo così, siamo uniti, siamo una forza. E questa festa fa vedere proprio questo. Quando siamo tutti insieme si creano quelle sinergie di ottimismo, di creatività, perché poi forse è un paese veramente creativo. E la cosa ancora più bella è che le persone partono per venire a vedere questa creatività, quindi oggi vediamo non solo gli artisti di strada ma gli artisti proprio del paese e poi tra tutti quest'anno il 150esimo anno che si festeggia di Ernesto Verrucci Bey che è stato un po', ha portato un po' forza nel mondo, soprattutto in Egitto, quindi ci ha reso orgogliosi e noi che siamo già tanto orgogliosi di vivere comunque nelle Marche e di vivere in questo borgo, quest'anno abbiamo diciamo maggiorato il nostro orgoglio, anzi considerando proprio grazie a lui. Non poteva mancare il gadget. Quindi quest'anno ho deciso di riproporre, perché nel 2016 avevo già fatto una collezione dedicata proprio a Verrucci e quest'anno abbiamo riproposto appunto una maglietta con Ernesto Verrucci Bey, le piramidi di Giza, quindi ricordiamo anche l'Egitto dove lui è stato comunque diciamo osannato. E quindi quest'anno abbiamo ricreato insomma queste t-shirt sempre con grandissimo orgoglio e stanno andando molto bene, quindi per noi è un onore poter far conoscere questo personaggio che più delle volte insomma in patria non si è mai famosi, no? E invece quest'anno abbiamo avuto la possibilità di farlo conoscere. Thank you.
ci va là. Quando la mamma non c'è e la mamma al balcone e la figlia al ferro, senti che belli baci, senti che belli baci, la mamma al balcone e la figlia al ferro, senti che belli baci, crema e roba. Tirati giù le mutande e tirati su la camicia, facci vedere. La magia di questa festa, qual è la segreto? È stata creata da me, dall'ex sindaco Marziali, Mauro Bruni, Confaloni Pier Giuseppe e Alessandroni Gioi, e con la collaborazione di Nicola Alessandroni. Quindi è stata una festa organizzata da 5 ragazzi e poi il segreto è l'accoglienza e la simpatia e la passione che ci mettiamo, e noi ogni anno siamo presenti da qualsiasi parte d'Italia ci troviamo. L'allegria, l'accoglienza dei forcesi e soprattutto il cuore dei forcesi, che è contagioso, come vedete la grande partecipazione ne è una dimostrazione. Quindi divertitevi, venite a Force, perché il divertimento è assicurato e il cibo è ottimo. Antichi Sapori è una manifestazione che nasce per promuovere il cibo del nostro territorio, e quindi cerchiamo di utilizzare tutti i prodotti che arrivano dal territorio, ma così come cerchiamo di poter utilizzare, anzi dico sfruttare, quelli che sono gli artisti del territorio. Abbiamo sentito adesso Valentina Alessandrini, che è una presenza ormai costante da quando facciamo Antichi Sapori. Ci sono moltissimi altri artisti, ci sono moltissimi altri gruppi che comunque si animano a questa iniziativa, un'iniziativa che
va avanti da 24 anni, grazie ovviamente alle associazioni locali di Force e grazie ai tanti volontari che decidono di dare questo contributo. Ovviamente la gente, tantissima che si è venuta questa sera, che è venuta ieri, che sono sicuro verrà anche domani, ovviamente ci dà la soddisfazione, ci dà la voglia di andare avanti, di portare avanti questa iniziativa che serve un po' a promuovere il territorio, a promuovere il cibo locale e a promuovere soprattutto la nostra piccola comunità di Force. Questa è un po' la caratteristica, io dico, un po' del territorio dell'entroterra, soprattutto del Piceno, che è una realtà molto ospitale, e questo è un qualcosa che rende un valore aggiunto per il nostro territorio. Ci puntiamo, ovviamente non basta solo l'ospitalità, bisogna affiancare a questo delle iniziative che diano anche una risposta, un livello, un momento piacevole per chi vuole venirci a visitare, e credo che noi questa sera ne abbiamo regalati parecchi. Da qui tornano molti dei forcesi che in realtà nella vita poi per il lavoro si sono trasferiti a Roma, ma ovviamente questa è un'iniziativa a cui partecipano un po' da tutto il territorio. Abbiamo iniziato che era un'iniziativa veramente territoriale dell'entroterra, l'abbiamo allargata a livello provinciale, l'abbiamo allargata sulle province, oggi un po' anche da livello regionale, anche dal nord delle Marche vengono a trovarci per questa manifestazione e ci fa estremamente piacere. Addio ragazza, ciao, io non ti perderò, ovunque tu sarai, ovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Delle stelle senza storie, senza età, eroi di un sogno. Questa notte figli delle stelle ci incontriamo per poi perderci nel tempo.